Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con il nuovo episodio della nostra carriera allenatore con la Fiorentina. Se vi siete persi un episodio precedente, trovate la playlist qui in alto nelle schede e troverete ovviamente anche gli episodi precedenti, quindi andate a vederli. Massimo supporto, quindi lasciate immediatamente un bel pollice in su se volete un altro episodio domani, quindi provate a raggiungere almeno 2000 mi piace entro mezzanotte. Allora, nello scorso episodio vi avevo chiesto di dirmi qualche parola in fiorentino da aggiungere come chicca ogni tanto durante il video, tipo che bischero, che grullo, cose del genere. Comunque vedrò poi, anzi scrivetemi anche, importante, scrivetemi quando usarle certe parole. Comunque, tipo maremma, maiala, ogni tanto lo userò. Comunque raga, quest'oggi abbiamo le sfide importanti, perché giocheremo prima con l'Atalanta e non è facile, perché l'Atalanta è un'ottima squadra e gioca in Europa League, lo scorso anno lo ha dimostrato. Poi in trasferta contro il Chievo a Verona e in casa contro l'Udinese, partita che c'è appena stata nella realtà e sappiamo come è andata a finire. Quindi dato che voglio tornare a vincere e voglio farlo già da subito, perché non abbiamo cominciato benissimo, perché siamo al 10° posto con 6 punti a 5 punti dal 5° posto, che è il nostro obiettivo, quindi dobbiamo iniziare a macinare punti e chilometri. Vi ho chiesto nello scorso episodio di scrivermi quale modulo usare come alternativo ai nostri moduli. Abbiamo messo il 4-1-2-1-2, che l'ho messo io per provarlo, poi il 4-2-3-1, che è quello standard, quel modulo su cui abbiamo costruito questa rosa. Il commento che ha ricevuto più mi piace è stato quello di Filippo Filiberto, che mi ha consigliato il 4-3-3 offensivo con Sisto a sinistra, a destra Chiesa, ma Chiesa come sapete si è infortunato purtroppo e starà fuori per parecchie partite, e al centro il Ciolito Simone, dato che ho ricevuto quasi 90 mi piace e quindi l'ho inserito tra i moduli predefiniti. Fatemi sapere se al posto di questo 4-1-2-1-2 potremmo inserire il 3-5-2 per avere un centrocampo a 3. Comunque raga, adesso bando alle ciance, andiamo immediatamente ad affrontare l'Atalanta e non sarà una gara facile. Quello che vi chiedo è ancora il massimo supporto, vediamo se piove, no, tempo coperto. E giochiamo da subito con il 4-2-3-1, poi a gara in corso vedrò se passare al 4-3-3. Per adesso ovviamente giochiamo con questo modulo, e dato che la formazione deve essere quella super titolare, giochiamo con questo 11. Via il match, Fiorentina-Atalanta, che inizi la partita. Eccoci qua dall'Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Atalanta. Prima gara di quest'oggi, si affrontano due ottime squadre del nostro campionato. L'Atalanta lo scorso anno ha fatto un campionato strepitoso col Papu Gomez super protagonista, e sono sicuro che ci metterà in difficoltà, perché quest'anno su FIFA hanno fatto devastante, l'ho preso anche su Ultimate Team. Mister Cronista qui è molto teso davanti alla sua propria panchina, vuole assolutamente dare una svolta alla sua annata, al suo campionato, a questa sua avventura con la Viola. Raga, per me è tutto pronto, questo dovrebbe essere Nastasic, è identico, c'ha anche il brufolo sul naso. Questo è Savic, il nostro capitano, e si può cominciare. Comincia Fiorentina-Atalanta, stiamo molto attenti. Il Papu come era passato, poi chiude Savic, ottimo. Prima di partire, Ace Rick, la palla per Benassi, dobbiamo ragionare. Adesso taglia Fico, in avanti da Sisto, molto spazio per Sisto, la palla adesso per il Ciolito Simeone che si gira, scarica dietro, Ace Rick allarga la palla per Bustos, sale il terzino argentino, Bustos ha un po' di spazio, Bustos la scarica dentro, sbaglia tutto. Veretù per Saponara, adesso Ace Rick, si distende la Viola, Benassi, dentro ancora per il francese, Ace Rick prova a girarsi, ancora Ace Rick, spalla alla porta, non sa chi darla, Ace Rick per Veretù, che riesce a mettere lo stesso dentro, poi il Ciolito, Berisce in angolo. Prima occasione pericolosa dopo 21 minuti. Attenzione a Cornelius in area, Cornelius chiude Nastasic, strepitoso, poi Saponara in mezzo a due, sbaglia tutto, chiude Torres, riparte quindi la... l'Atalanta con Yasmin Kurtic, Veretù prova a chiudere, ancora Kurtic, niente da fare, Kurtic fisicamente lo sovrasta, poi sbaglia tutto, recupera Heiserik, Veretù in avanti, la palla per Saponara con l'esterno d'assisto, molto spazio per la Viola, assisto e lancio per il Ciolito, Simeone che prova a passare davanti al difensore, il Ciolito l'ha messo giù, Simeone la mette sul secondo palo per Saponara, la Viola è avanti, la rete di Riccardo Saponara, uno dei giocatori meno voluti da Mister Condispa perché è in prestito, non voleva utilizzarlo, ma grazie all'infortunio, le flessioni di Saponara, ma grazie all'infortunio di Federico Chiesa si trova in campo Saponara, per adesso sblocca il match, Berisha non impeccabile, taglia Fico, Sisto tiene palla,
tiene botta gli avversari. Poi attenzione, Benassi lancia ancora per Sisto, che prova a passare rapidissimo. Sisto la tiene in campo, Sisto la mette sul secondo palo per la testa di un compagno, chiude Berisha. Bustos, la palla è per Saponara col tacco dietro. Benassi ha un po' di spazio, Marco Benassi, che fucilata, è il suo secondo super gol, perché se non sbaglio aveva già segnato quest'anno e ha fatto un gol molto molto bello. Qui Saponara fa gol e assist. Vediamo qui la botta dei 25 metri appena fuori dalla lunetta dell'area di rigore. Rivediamo Marco Benassi, che fucilata, ma c'è stata una deviazione abbastanza fondamentale di Coman. 2-0 Viola, finisce qua il primo tempo, un inizio grandioso di partita. 2-0 per la Viola, subito alla ripresa. Benassi strappa la palla al centrocampista, poi la perde, ancora Benassi però. Saponara, il ciolito, scarica da Esteric, ancora per il ciolito Simeone che si gira. Simeone col sinistro, brutta conclusione. Papu Gomez, uno contro uno contro il nostro argentino, scarica dietro, poi Veretù. Ottimo intervento, poi perdiamo palla, ancora il Papu Gomez, salta così l'avversario, ci prova lui, sportiello sicuro. Ancora di stenderci, Benassi salta così l'avversario, poi in avanti per Sisto. Sisto vede Veretù, la palla è sopra il ciolito Simeone, contro Caldara. Simeone prova la giocata, si gira benissimo in aria, il ciolito ancora Berisha a negargli la gioia del gol, scusatemi. Poi Saponara protegge palla, scarica da Benassi, ancora per Saponara, chiude De Ron. 70esimo, doppio cambio per la Viola, dentro Torreira e Bogé, entro due Lucas, fuori Jordan Veretout e Pione Sisto. Benassi, Torreira, rischia Torreira di perdere palla, la recupera Saponara, Benassi, il ciolito, Torreira, Berisha strepitoso. Poi Bouillet la può mettere dentro per il ciolito, ancora Berisha, poi di testa Benassi e l'ha presa ancora Berisha. Che partita la Fiorentina, abbiamo cominciato alla grande questo episodio, piegata in due davvero l'Atalanta, che ha rischiato di prendere un'imbarcata, ma non siamo stati cinici quest'oggi. Però il 2-0 che ci basta, qui Simeone dentro per Saponara, Saponara! Chiusa qui la ciliegia sulla torta, è di Riccardo Saponara che ha fatto tutto lui. Che partita amici, davvero 3-0, questione Atalanta chiusa, davvero ottima partita della Viola di Mister Condispa, che inizia ad esprimere un bellissimo gioco, davvero tre ottimi gol, doppietta di Saponara, chi poteva aspettarselo, e finisce qua 3-0, 3 punti, non c'è più niente da aggiungere. Per adesso senza dubbio la miglior partita della Viola da quando Mister Condispa siede su questa panchina, e sono sicuro che anche voi volete un bel gioco, e sono sicuro che questo weekend passato anche a giocare tra le squad battles e un po' ad Ultimate Team mi abbia aiutato a migliorare anche la mia preparazione su FIFA 18. Allenamenti prima della sfida contro il Chievo, vediamo FDFCB, che brutti allenamenti, si avvicina all'overall 67 cutrone, gli altri piuttosto fermi. Se la sfida contro il Chievo non sarà una gara facile, la giochiamo in trasferta. Sappiamo che il Chievo, nonostante non abbia mai una squadra così eccelsa, però grazie alla sua squadra composta da giocatori esperti riesce sempre a concludere campionati con una salvezza abbastanza tranquilla. Allora arriva un aggiornamento da De Vitt, che è l'osservatore che è in Argentina, ci trova questi due giocatori, questo Cristobal Morales non è niente di che, e neanche Fuentes niente di che, quindi lasciamoli qua ad osservare. Si è ripreso Bruno Gaspar, ma non sarei certo pronto già per questa partita, quindi noi andiamo a giocare subito contro il Chievo. Speriamo di fare una buona gara, perché vorrei continuare questo trend. Potremmo usare la maglia azzurra e la usiamo. Tempo sereno, ovviamente giochiamo ancora con lo stesso modulo, sistemo rapidamente però la formazione e andiamo a giocare. Raga, alla fine, e comunque sono cresciuti i giocatori perché c'è Simeone che diventa un 78 e Cutrone 67, sono cresciuti dopo gli allenamenti. Allora, questa formazione, sportello Tagliafico, Nastic, Savic, Bustos, Veretout, Benassi, Sisto, Saponara, Gil Dias e il ciolito Simeone. Chievo Verona, Fiorentina, andiamo a Verona per questa seconda sfida di questo episodio. E se volete che torni il gufo alle mie spalle, lasciate l'hashtag rivogliamo il gufo, sono proprio curioso. Eccoci qua, Chievo Verona Fiorentina, seconda partita odierna, gara importante per noi per dare una certa continuità di risultati, perché dopo una splendida vittoria per 3-0 contro l'Atalanta abbiamo l'obbligo di continuare a far bene. Le squadre entrano in campo, pochi cambi per Mister Colispa che voleva riproporre lo stesso 11, ma poi ha pensato che era il momento di far giocare anche qualcun altro, come Gil Dias, che ce lo chiede sempre. Il Chievo si trova al 19
ultimo posto in classifica, dobbiamo assolutamente fare una gran gara. Questo è Sorrentino? Ma non ci somiglia, ma neanche per niente. Maglietta azzurra e si comincia. Gil Dias così su Tomovic, anzi su Friend, che non so chi sia sinceramente. Gil Dias fino in fondo, può andare, la mette in mezzo per Sisto che non riesce a colpirla bene. Cucciarelli, Meggiorini, Savic da dietro, Birsa, c'è il vantaggio, c'era un fallo secondo il direttore di gara. Sisto poi recupera palla e lancia Saponara con questo pallonetto. Poi Saponara può lanciare il Ciolito, bella palla, Simeone punta Lenelli che è più lento, ancora il Ciolito, si perde un attimo, Simeone la mette dentro per il sinistro del compagno anticipato dall'ex Catania Castro. Il Ciolito Simeone, adesso Benassi taglia il campo, Benassi l'alza per il Ciolito, segna lui finalmente la prima rete con la maglia della Viola quest'anno. Saluto la prima rete con Mister Cunnispo in panchina. Finalmente si è sbloccato il Ciolito Simeone. 1-0 Viola al 39esimo minuto, 1-0 azzurri più che altro. Riveniamo al volo, comunque bellissimo gol, cambio bellissimo con Saponara, anzi forse con Benassi, e al volo così Simeone batte Sorrentino. Può andarsene sull'esterno Gil Dias, Friend non riesce a chiuderlo, Gil Dias con la sola se la porta all'indietro, poi la mette per Sisto, palla fuori, Fiorentina vicinissima al raddoppio. Benassi, la palla in avanti a Gil Dias, un po' di spazio del portoghese, Gil Dias dentro per Saponara che prova a girarsi in aria, Saponara trattenuto, fino in fondo Saponara, la mette in mezzo per la testa di Veretù, che inserimento, 2-0 Fiorentina, tutto semplice, mamma mia, Veretù, anche lui al gol. Stanno segnando tanti giocatori della nostra squadra, non segna soltanto il Ciolito che è quello che segna meno, e gli altri però piano piano segnano, quindi il modulo a me sinceramente piace tanto, però anche il 4-3 offensivo non è male, dato che l'ho provato nella scorsa partita, nell'ultima mezz'ora circa. Si distende Saponara, c'è il momento del Ciolito, la palla in profondità per lui, Simeone se la butta avanti, il Ciolito Simeone in mezzo a due, molto bene, la mette dentro, Saponara chiusa di nuovo la partita al 60esimo minuto, la Fiorentina può dilagare. Poi raga, non capisco il motivo per cui il gioco oggi mi sembra così semplice. Cioè l'altra volta non giocavo con così tranquillità, sarà stato davvero sto weekend che ho giocato solo a FIFA, possiamo dire? Cioè ho giocato tantissime partite. 3-0, tutto semplice, vediamo come finirà la partita, perché adesso potremo dilagare. Sercunispa ha mandato a scaldare sia Cutrone che Torreira, che saranno pronte ad entrare tra poco. Meggiorini, mamma mia, dentro per il compagno, ma chiude un avversario, poi c'è il destro di Inglese, 3-1, e il Chievo accorcia le distanze. Qui un gol che ci aspettavamo, però speravo non arrivasse in questo modo, perché è arrivata una palla a caso dal centrocampo. E vediamo qui, anticipo su Sisto, palla forte in mezzo, Savic girato di schiena, forse Nastasic. Inglese ne approfitta e segna il gol del 3-1. Forse ci siamo un po' rilassati, adesso il Chievo sta iniziando a provarci e forse anche a crederci. Stiamo attenti, Meggiorini dentro, chiude Nastasic. Attenzione alla Fiorentina, Saponara per Sisto, ultimo minuto forse. Sisto si allunga troppo, la palla davanti a Sorrentino. Saponara col tacco, Gil Dias. Gil Dias per Patrick Cutrone. Cutrone, la palla per Gil Dias, ma finisce con la partita. Potevano almeno farci finire l'azione, stavo andando in porta. Comunque 3-1, la Fiorentina continua a segnare e continua a macinare punti, a raccogliere punti, perché siamo a 6 in 2 partite. E non oso immaginare guarda la classifica in questo momento. Davvero ottimo rendimento quest'oggi. Simuliamo gli allenamenti sperando cresca qualcuno. Purtroppo no, però prendono dei bei voti un po' tutti. Email aggiornamento all'osservatore italiano. Vediamo 3 giocatori inutili. Inutili davvero, perché non ce n'è uno decente tra questi 3. Quindi aspettiamo, è vero anche che gli osservatori non è che siano dei gran fenomeni. Comunque arriva un'offerta dal Portogallo. Ma ho vinto 4 partite in Serie A, già mi chiamate allenare il Portogallo. Comunque vado a rifiutare, raga. Ovviamente fatemi sapere tramite un commento se ho fatto bene, ma le nazionali non le voglio, almeno per adesso. Poi se in futuro arrivasse un'offerta magari dall'Italia ci ripenseremo, però o dall'Argentina. Comunque raga, avviciniamoci alla sfida contro l'Udinese, che è la capolista, e Bruno Gaspar ci dice che lui è pronto per giocare. Sì, perché lo staff medico ha dato l'ok, mentre Saponara ci dice ciò.
Mister, non le nascondo che temevo stesse pensando di rimpiazzarmi con qualcun altro e conosco di essermi lasciato furbiare dalle notizie apparse sui giornali. E la ringrazio per la pazienza e per aver chiarito la faccenda. Grazie Saponara, io so sempre puntato su di te. Comunque raga, andiamo a giocare all'ultima gara, quella contro la capolista. E l'Udinese la facciamo giocare con la maglia gialla? Direi di sì. Tempo sereno, sistema formazione e giochiamo. Ovviamente non giochiamo col 4-2-1-2, non capisco perché mettono quello come predefinito, ma io voglio il mio. Quindi adesso posso andare a sistemare la formazione e poi cominciamo questa terza partita. Pochi cambi ma intelligenti, fuori Veretù e Pisto per Lucas Boyer e Torreira. Poi la formazione e la super titolare. Raga, andiamo al match. 4-2-3-1 e speriamo di mettere molto in difficoltà la capolista. Via al match. Se non avete ancora fatto, un bel pollice in su. Ve lo ricordo sempre perché non dovete dimenticarvi. Prima o poi tornerai. Ci attende un match tutto da vivere. Due squadre pronte a darci battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiare canale. Dall'Artemio Franchi di Firenze, Fiorentino Udinese, la sfida alla capolista. L'Udinese che sta facendo un cambiato strepitoso con De Paul e Perizza ai davanti. Ho paura di questo outsider che durante le carriere di FIFA fanno sempre gli ottimi campionati. E quest'anno forse è il momento dell'Udinese. Stadio gremito, come sempre raga, per me è tutto pronto. Possiamo andare a giocare. Comincia il Fiorentino Udinese, stiamo molto attenti. Subito la Fiorentina avanti, Boyer. La palla per il Cionito Simeone. Adesso Saponara, Saponara dentro per Boyer. Subito quasi avanti la viola. Chiude Simone Scuffet. Savic si fa sovrastare, Bajic, Johnny si fa saltare Tagliafico. Ancora Johnny, salta ancora l'altro, Johnny. O Johnny o comunque lui. E dopo aver fatto due grandiose partite, soprattutto in fase difensiva, partiamo con l'handicap in questa gara, perché adesso siamo sotto per 1-0 dopo appena 5 minuti. E ovviamente esplode il settore ospiti. Comunque Bustos davvero bruttissimo il suo errore. L'Udinese sugli esterni è davvero bestiale. Ancora lui, la mette in mezzo. Bajic, palo poi sportiello. Ed è fuori gioco. Ma quanto stiamo rischiando? Udinese è infermabile. Savic su Pabon, poi Eysterik. Ancora lui con la sola Eysterik. Tiene palla, va sull'esterno. Berami non lo tiene stavolta. Eysterik fino in fondo, la mette in mezzo. Quella la buona, poi di testa Boyer. Ancora Scuffet, poi il Ciolito. Ancora Scuffet, cosa? Ma basta. Che inizio per il portiere. Mamma mia, comunque Nastri si porta palla. Testa alta, dentro per Eysterik. Il Ciolito, Simeone, ancora per il francese Eysterik. Finalmente l'Udinese è stata raggiunta dal pareggio di Eysterik, il francese, dopo lo scambio bellissimo col Ciolito Simeone. Rivediamo qui al volo Eysterik batte Scuffet. Prima o poi una doveva entrare. Torreira strappa la palla al difensore. Ancora Torreira dentro col tacco. Il Ciolito, la palla per Eysterik, fermato. Calcio di rigore. È rosso, rosso per l'autore del gol del vantaggio. Comunque fallo nettissimo. Dietro di gara estrae il rosso ed è calcio di rigore. E va a batterlo il Ciolito Simeone. Parte lui, prova la botta. Deve battere Scuffet e lo fa. Segna ancora il Ciolito. Secondo gol in questo episodio. E fa esplodere tutto l'Artemio Franchi. Il Ciolito Simeone, l'argentino che vuole ripercorrere le gesta di uno dei suoi idoli, Gabriel Batistuta. 2-0, segna il Ciolito. Torreira porta palla e finisce qua il primo tempo. Un primo tempo parecchio divertente, con due squadre che stanno affrontando a viso aperto e stanno provando a far di tutto per vincere la gara. Per adesso siamo avanti noi, ma non sarà facile. Eysterik in avanti, attenzione Saponara col tacco per Pio Resisto. Molto spazio per lui, può andare lui Pio Resisto, taglia il campo molto bene, dentro per il Ciolito Simeone. Simeone, uno contro uno, Simeone se lo divora. Bajic chiude Nastasic ancora. Mamma mia, che prepotenza e che velocità. Sisto, Saponara in avanti per Tagliafico. Ha molto spazio Tagliafico, larga la Saponara, anzi la Simeone, scusatemi. Simeone può metterla dentro per Riccardo Saponara. Chiude Ali Adnan. Torreira prova a proteggere, parla contro Fofana. La palla è fuori, Benassi ha molto spazio. Benassi li fa tutti dalla distanza. Marco Benassi, ma è un cecchino. 3-1, chiuso anche questa partita. 9 gol in 3 partite e io non so più cosa aggiungere per questa Fiorentina, che è tornata a splendere, è tornata soprattutto a far cantare di gioia tutto l'Artemio Franchi. Qui vediamo se c'è stata una deviazione. Speriamo di no.
Vediamo, al rallentatore ogni volta queste immagini. No, dritto per dritto. Niente da fare per Scuffet. Ed esulta Mister Condis. 5 dalla fine, doppio cambio dentro Gori e Gaspar per Simeone Bustos. Esordio per Gori in campionato, in Serie A. E diamo anche gli ultimi 5 minuti a Bruno Gaspar per tornare a masticare il campo. Qui Samir dentro, Bai ce la mette in mezzo, Bruno Gaspar subito allontana. E Serecchi in avanti per Gori. Gori prova a far scorrere la palla, Angella lo chiude. Poi va in pressing il giovanissimo, va anche su Scuffet. Scuffet se la cava bene per Angella. Ormai la partita è finita, Sisto qui recupera. Trattenuto... Lotta Sisto, recupera palla in avanti. Attenzione Benassi, dentro per Gori. Gori può andare, Gori da solo. Gori! Voleva il primo gol in Serie A e l'ha fatto. Gli sono bastati 5 minuti. Gori fa esplodere Artemio Franchi, contentissimo. Il giovanissimo Gori è appena entrato. Qui l'Udinese ha provato fino alla fine a portarsi ancora avanti, ma la Fiorentina ne ha segnato un altro. Assisti Benassi per Gori che poteva servire Saponara, ma fermatelo un giovanissimo di 16 anni, 17 anni davanti la porta in Serie A dopo 5 minuti dal suo ingresso, dal suo esordio. Fermatelo e fategli passare la palla, non è così facile. 1-4-1, chiusa la partita. Adesso la Fiorentina fa veramente paura. E raga, la cosa che mi... è la cosa che sinceramente... finisce con la partita 4-1. Assurdo, non ho... non so davvero cosa dire. E sono contento perché sto iniziando a giocare veramente bene. Inter-Milan 1-1, è finito 1-1 il derby. Mentre la Juve ha vinto 3-0 contro la Lazio, cosa che nella realtà non è successa. Napoli-Roma 2-0 Napoli. Allora, andiamo a guardare adesso la classifica perché dovrebbe essere molto interessante. Qui non capisco perché non mi tengono il 4-2-3-1. Comunque, classifica 6° posto per noi, a 4 punti dalla Juve capolista, perché adesso c'è la Juve insieme all'Udinese, e a 3 punti dal 3° posto occupato dal Napoli. Davvero fantastico. C'è una Roma ultima in classifica quasi, si trova al 18° posto. Ma com'è possibile? Comunque raga, mi fermerei qui per questo episodio. A brevissimo arriveranno 2 serie sul canale su FIFA, quindi 2 nuove serie. Aspettate, vi voglio davvero molto carichi. Vi lasciatemi un bel commento qui sotto con i vostri consigli, un bel pollice in su perché è sempre molto importante. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, seguitemi sui social. Noi ci vediamo più tardi o domani con un prossimo video. Davvero grazie a tutti. E possiamo dirlo, adesso la Fiorentina c'è per davvero.